Io finisco per dire solo una cosa che ritengo importantissima e che questa cosa veramente devono passare, caro Giovanni, sopra di noi, perché non è possibile consentire quello che si stava verificando l'8 maggio. L'8 maggio hanno convocato il Consiglio Comunale in extremis, perché? Perché lo devono convocare, perché lo devono convocare, perché sono obbligati, perché prendono impegni e li devono fare le cose. E allora cosa hanno fatto l'8 di maggio? Perché lo devono fare per forza, mettono all'ordine del giorno la Costituzione e l'adesione a una società mista, a Redusa e S.P.A., una cosa del genere, per fare che cosa? Per ritornare al vecchio progetto di privatizzazione dell'acqua. Questo non sarà consentito e noi ci schiereremo sempre contro, perché vi ricordo che abbiamo fatto delle lotte quando abbiamo chiuso anche il comune e quando l'allora sindaco, io vice sindaco, ci hanno portato dai carabinieri perché non abbiamo fatto entrare neanche il commissario della regione. Questo non lo consentiremo, perché queste cose, dopo che il Consiglio Comunale, questo dovete dire del Consiglio Comunale, oltre che ha approvato tutti i progetti che sono nel piano nazionale di resilienza, hanno approvato i consiglieri comunali, questi consiglieri comunali, tutto quel piano triennale. Questo non lo dicono, questo non lo dicono. E come non dicono che il 28 di luglio, spero di non sbagliarmi, il 28 d'agosto il Consiglio Comunale si esprime contro la privatizzazione dell'acqua. Cosa fa? Il nostro rappresentante si presenta all'ADI in data, adesso non sarà aggiornata, a dicembre comunque, subito dopo il Consiglio Comunale che ha detto no, noi non siamo d'accordo, anche perché questa era la maggioranza che è diventata, l'opposizione era diventata maggioranza, no, noi non siamo d'accordo. Che cosa fanno? Il nostro rappresentante va a deliberare insieme ad altri sindaci di aderire. E poi lo devo portare al Consiglio Comunale. Ora, il Consiglio non si è fatto per mancanza di numero legale, anzi non si sono presentate neanche loro che l'avevano fatto convocare. In urgenza l'avevano fatto convocare il giorno 8 di maggio e non si è fatto il Consiglio. Dopodiché, che è successo? Dice lo facciamo dopo le elezioni. Non ci arriverete perché noi vinceremo le elezioni, non ci vinceremo voi e li vinceremo con Giovanni Condorelli. Grazie e viva la Lettina!